Bene, il mio intervento sarà di taglio nettamente diverso. Inizialmente, quando sono stato invitato a venire qua, gentilmente, ringrazio per questo, avevo pensato di ricostruire un po' i primordi della vita, della costituzione del gruppo di sedimentologia, un po' dalla sua storia iniziale, la conosco perché ho dei documenti, dei verbali, degli appunti personali, e mi sarei dovuto documentare che richiedeva un minimo di tempo. Purtroppo è intervenuto un fatto privato che mi ha impedito di avere il tempo e la serenità per preparare questo discorso, e quindi mi sono limitato a spulciare un po' il mio archivio fotografico che ho messo in ordine negli anni della pensione, che è abbastanza cospicuo, e sono andato a scavare un po' lì dentro presentandovi un tema, anzi non è un tema, un semplice aspetto del problema che eventualmente tratterò un'altra volta se il gruppo mi ospiterà per questa storia delle prime fasi di vita del gruppo stesso. Qui faccio alcuni flash e comincio col dare un credito e un merito a due personaggi che hanno contribuito molto allo sviluppo della sedimentologia, del partire della sedimentologia in Italia, che vedete indicati qua. Con tutto l'internet che c'è oggi non sono riuscito a trovare le date di nascita, neanche del sito dell'Università di Bologna per quanto riguarda Gazzi. So comunque quando è morto, cioè nel maggio del 1973. È curioso che nell'era di internet non si riescano a trovare questi dati. Uno capita su un elenco dei geologi italiani in Wikipedia, che non si sa chi abbia fatto, non c'è neanche un sedimentologo, non ci sono io, non c'è Mutti, forse l'ha composto un petrografo, non lo so, o qualcuno che non ha qualifiche, ma è in Wikipedia e vabbè, tant'è. Non è vero che si trova qualsiasi informazione uno vada cercando. Allora, cominciamo con Sestini, perché è quello di cui so meno e sono meno documentato. Giuliano Sestini è un figlio, diciamo, della scuola fiorentina di Merla, e un poco più anziano di tutti gli allievi di Merla, i quali hanno fatto tutti carriera, Abate, Bartolotti e altri nuovi, Passerini, Sangri, Boccaletti. Sestini non ha fatto carriera. Sarà forse dovuto in parte al suo carattere, era un tipo un po' zingaro, un po'. Non gli piaceva stare fermo molto tempo nello stesso posto, però è molto strano che una sede come quella di Firenze, dove tutti sono andati in cattedra, non hanno appena trovato un posto per lui. E su questo non credo che sia una gran bella figura per quanto riguarda questa sede, perché Sestini ha avuto dei meriti. Primo, nel 1965, quando ancora pochi masticavano l'inglese, pochi andavano all'estero, lui aveva già un mucchio di contatti in Inghilterra e altrove. Riuscì a combinare, con partenza da Firenze, un'escursione a cui ho avuto la fortuna di partecipare, erano presenti solo persone su invito, però c'erano i grandi esperti della sedimentologia di allora: Philip Kunen, il padre con Migliorini del concetto di corrente di torbidità. C'erano anche quelli che non credevano che le correnti di torbida depositassero in mare profondo. C'era una persona come Adolf Zeilacher, che è stato il massimo specialista mondiale di ichnofaces. E fu una cosa estremamente formativa per me e per quelli che erano presenti. Sestini cominciò a far studiare la Merluzzo Renacea da alcuni dei suoi giovani appena laureati collaboratori, alcuni poi presero altre strade, l'unico rimasto è stato Mario Sagri, che è stato poi uno dei più attivi partecipanti del gruppo negli anni d'oro. E poi ha avuto anche il merito di far lavorare e coordinare un lavoro di grande importanza che fu pubblicato nel 1970 su uno dei primi numeri della rivista Sedimentary Geology, una sintesi della geologia dell'Appennino settentrionale, che risentiva ancora dei vecchi schemi allora purtroppo imperanti
in Europa per colpa dei francesi, diciamo, di Obuen e compagnia, cioè lo schema del geosinclinale, mentre già in Inghilterra e in America si cominciava a parlare di tettoniche delle placche. A parte questo, era una sintesi aggiornata del lavoro di Merla, un lavoro ancora fondamentale dove sono state istituite molte delle formazioni dell'Appennino settentrionale che ancora funzionano. Qui vedete Sestini in una foto del 1968 mentre sta osservando con un collega straniero uno di Stroman nella formazione del Macigno. E qui questo è uno stralcio per la zona che interessava di più a me, un pezzo della carta dell'Appennino settentrionale che è enorme, è costato un grande lavoro di cui oggi nessuno quasi sente più, cioè forse se ne sente ancora parlare in qualche caso, ma di cui si ignora che il coordinatore, un po' l'artefice, quello che ha promosso questo lavoro è stato Giuliano Sestini, che poi è andato a lavorare all'estero, ha fatto il libro consulente anche per il petrolio, per ricerche d'acqua, per ricerche aurifere, è stato per degli anni in Egitto e ce lo siamo visti comparire nel 1975 al congresso IAS di Nizza con una signora molto molto attraente che era sua moglie, appena sposato, lui con questo fisico da Woody Allen che veramente ha questa analogia di circondarsi di belle donne. E lì vedete il professor Colacicchi di Perugia, che non lo conosceva per niente, si intrattenesse con Sestini simulando di parlare di sedimentologia per poter guardare meglio la signora. Io la foto, questo è un dettaglio di un particolare della foto che io ho preso da lontano perché mi pareva di essere indiscreto, ma ne avrei colti anche altri che si comportavano così. Bene, adesso passiamo ai tipi da spiaggia di Barao. Quello Sestini anche prima sembrava un tipo da spiaggia, eravamo in luglio d'altra parte. E qui entra in scena Gazzi, che è quello che vedete lì col cappellino e gli occhiali, tenuta balneare. Dietro di lui abbiamo Renzo Dalcin di Ferrara, Giovanni Mezzadri di Parma, petrolio come sedimentario, poi lo straniero che era invitato come esperto per addestrare, poi vi dico perché e come, e qui un personaggio che si riconosce solo perché ha il bacino protesi in avanti e la schiena indietro, che comparirà anche come intruso in altre fotografie successive. E qui Mario Gnacolini di Milano, è una delle persone che voglio sottolineo la presenza, ricordarlo perché non sta bene ed è stato il nostro compagno di viaggio per tanti anni nel gruppo, e il gruppo appunto si può dire che nacque per iniziativa di Gazzi, che allora era stato eletto rappresentante della scienza della terra nel comitato CNR, il quale, contrariamente alla prassi accademica normale, che era quella che chi andava a rappresentare la categoria poi cercava di abbuffarsi il più possibile per il proprio istituto e per le proprie ricerche, lui cercò di lanciare anche se stesso, ma nell'ambito di un'attività di gruppo, e chiamò, ottenne i fondi per organizzare un seminario itinerante che doveva poi sfociare in richieste di contributi al CNR organizzate e coordinate, un'iniziativa che non era mai stata presa prima d'ora. Ora, chi ricorda oggi chi è e chi è stato Paolo Gazzi? Paolo Gazzi è morto, amava fare il sub, è morto di embolia poco dopo i 40 anni. Era un personaggio con una dialettica affascinante, capacità di organizzazione, ed ebbe il merito di fare conoscersi queste persone. Io conobbi queste persone, loro conobbero me, cominciamo a riconoscerci come gruppo. Il gruppo sarà formalizzato molto più avanti, ma è chiaro che anche il fattore umano e la possibilità di avere un contatto pesa su queste cose, non solamente l'andare ai convegni e così via. Durante questo seminario appunto ci conoscemmo, capimmo chi era bravo a giocare a carte e chi no, chi beveva alcolici e chi no, uno fu soprannominato Chinotto, non dico chi, insomma amenità varie, ma che contribuirono a creare un piccolo clima umano e anche culturale.
E cominciamo a lavorare in piena stagione estiva in posti come questo, le lagune di Marano e di Grado, nell'Adriatico, poi le spiagge di Caorle e di Jesolo, spiagge venete, un transito per la laguna di Venezia, poi ci spostammo nella Riviera di Ponente. E questa fu la prima fase del seminario sui litorali, sulle spiagge. Qui c'erano appunto sedimentologi e petroglifi del sedimentario, che poi furono due delle anime del futuro gruppo. Evitando di calpestare i corpi stesi sulla sabbia, cercavamo, per esempio, durante la bassa marea, l'estensione subacquea delle spiagge per fare i nostri discorsi e dare le nostre occhiate. E qui vedete alcuni che poi dopo ingrandiamo. E qui c'è il Gazi in tenuta da bagno nella spiaggia di Varigotti, nella riviera di Ponente. L'atmosfera è apparentemente rilassata. Qui invece in un seminario, in una ripresa successiva, autunnale, del seminario, nella spiaggia maremmana, Gazi era un tiranno. Gazi amabile, col sorriso, ti faceva lavorare duro, cioè qua eravamo in località balneare, in clima balneare, noi dovevamo lavorare 10 ore al giorno minimo, le pause per il pranzo erano ridottissime, era vietato giocare a carte di nascosto, praticamente, ma fu una cosa molto all'americana, insomma, molto, molto formativa. Ecco, dopo avervi fatto vedere Gazi, adesso qua prendo di mira due personaggi a me molto cari, purtroppo scomparsi. Uno è Tullio Pescatore di Napoli, l'altro, altri, qui sono tre che sono riconoscibili, Brambati, che era quello che coordinava le ricerche sull'Adriatico, e qui Gian Clemente Parea, vestito da civile, però con i sandali. Noterete ora vari cambiamenti nell'abbigliamento di Parea. Qui il bello della compagnia, che era Antonio Brambati, che veniva dall'industria del petrolio, e cominciava a fare il geomorfologo delle spiagge. Quindi una terza componente si è trovata in questo gruppo, quella dei geomorfologi, la maggior parte dei quali però si incavolò perché non era stata invitata da Gazi. C'era Brambati, c'era, adesso vi faccio vedere chi, questo Brambati del Pullman, ecco qua, Tullio Pescatore, questo è un ritratto che sono contento di avergli fatto perché mi piace particolarmente, questo nei Pirenei, non era lì durante la cosa, ma per il suo amico Ennio Cocco che dorme come faceva spesso durante le escursioni. Ecco, qui durante una delle nostre attività di terreno, vedete Gian Clemente Parea vestito da pescatore con gli stivali di gomma, tutto bardato, con gli strumenti a tracolla. Qua lo vedete in civile prima di cominciare i lavori sulla terrazza dell'albergo, qui si concede un paio di sandali, però è tutto sempre per vino. Qui si è tolto la camicia, qua addirittura si è tolto la canottiera. Mai che si sia tolti i pantaloni, noi le gambe di Gian Clemente Parea non le abbiamo mai potute vedere. E qui abbiamo un assortimento di calzature dall'infradito sbaglio sempre il tasto, degli Acolini, fino ai mocassini della Monica di Roma, e le gambe pelosette di Mezzadri, quelle lisce dell'americano, si chiamava Pierce, mi pare, no? John Pierce, mi pare l'esperto, e vari con i sandali. Qui vedete quella che fu la nostra guida allora per la parte ligure del seminario, Giuliano Fierro, molto attento mentre parla John Pierce. Il bello è che Fierro parlava solo francese e Pierce solo l'inglese, e qui sembra che sia un dialogo, non è, e quindi spesso le immagini falsano. Ci facevamo anche dei giretti in barca, qui vedete il Gazi
e poi compare questo personaggio che si intrude di tanto in tanto, che è il qui presente Emiliano Mutti, lì sulla destra. Qui vedete uno dei suoi berretti, di cui vedrete altri modelli nelle immagini successive. Perché prima di riprendere Mutti, cui saranno dedicate le immagini finali, prima devo spiegare perché, che c'entrava Mutti lì, che è geologo delle turbiditi e delle rocce, e Gazzi aveva la vista lunga, pensava che i sedimentologi potessero servire, anche se non avevano lavorato sulle spiagge e anche se non avevano lavorato sull'attuale. E quindi Mutti rappresentava, e un po' anche Parea e un po' anch'io, quelli che i sedimentologi che avevano lavorato sul duro e praticamente sulle turbiditi. Quindi cercavamo di avere anche noi il nostro fondo per una filone di ricerca detto delle spiagge fossili, che poi non l'abbiamo mai, abbiamo speso altrimenti, cioè un'escursione sì, abbiamo visto, sì, non le abbiamo mai pubblicate, sì sì, viste sì, viaggiato sì, però dovevamo fare una pubblicazione che non è mai venuta fuori. E qui sei tu che mostri lo spaccato di una duna su fossile pleistocenica, presumo, nel litorale maremmano, e quello di sotto è il professor Italo Di Geronimo, per chi lo conosce. Di Geronimo. Ah, sì, E qui vediamo un Mutti balneare, però in una piscina. Questa è l'unica foto possibile che si possa... Faccio vedere oggi, poi se qualcuno vuole delle copie non gliele mando perché vige il diritto dalla privacy, con la figlia Maria, 10 anni, attualmente professoressa a Berlino, estimatissima sedimentologa, e la moglie qui presente, la signora Mutti. Siete rimasti sconcertati a vedere questo Mutti giovane? Adesso lo rivedrete. Qui è ancora più giovane, qui era studente, non sembra uno studente un po' fuori corso, ma era studente, con Parea, all'Università di Milano. Questa è una foto sua che mi ha gentilmente fatto pervenire. E qui inizia il momento dell'analisi di faccia, si è applicata, quelli, i nostri ritratti qui sono stati fatti da Zanzucchi, credo, una foto di Zanzucchi. Mutti quello a destra, io quello a sinistra, gli allievi ancora più a sinistra, poi gli allievi, uno è Sergio Raffi, paleontologo, che non è allievo. Il primo allievo di Mutti è stato Guido Ghibaudo, che vi voglio ricordare per la situazione in cui si trova oggi, lo voglio ricordare con altre due immagini, con quell'estremo. E chi sono i due che si fanno vedere? Il sedere? Il più bello è il mio, il più brutto è... No, è più lungo, io ho le gambe più lunghe, no? Io sono a sinistra, lui a destra. Però non sappiamo chi è. No, mi fai venire dei dubbi, sai? Non mi ricordo più chi aveva quel giubbotto lì. Ecco qua il Guido Ghibaudo nei Pirenei, dopo vedrete la foto intera, questo è un dettaglio. Qui di nuovo in un'altra foto storica, nel senso piccolo, questa con la S minuscola che vi farò vedere dopo. E poi voglio ricordare anche qualcun altro che ha interferito, è passato, ha attraversato il nostro cammino, con cui si è lavorato insieme. Questo è Thor Nielsen, nominato prima da Emiliano, sempre in Appennino. Questo è Bill Norman, in una pausa di relax che lui si concedeva, al contrario di Mutti, al massimo giocava a carte. C'ho anche quella foto lì, ma non l'ho portata perché è venuta male. Questo è Arnold Bauman, il Bauman quello della sequenza. Ma il Bauman vero? Sì, è esistito Bauman. L'abbiamo conosciuto, era un ragazzone biondo. E quella sarebbe uno di quei B di Bauman che probabilmente sono i falsi B, come ci ha detto. E questa però era la zona dove Bauman ha istituito queste divisioni, cioè le Renaille di Peracava negli Alpi Marittimi. Sì, sono questi piccoli anche. Ma anch'io vedevo tutte queste lamine a basso angolo e mai che fossero perfettamente parallele, però
eravamo un po' tutti schiavi dello schema di Bauman, perché il primo lavoro dei sedimentologi italiani riuniti, intorbiditici, 1967, Angelucci era il primo nome, tutti basati sulla sequenza di Bauman. Lavoro pubblicato su geologica romana. Geologica romana, sì. E questa è una foto storica, perché dunque abbiamo Mutti con lo stesso berrettino del 1970, questa è del 1971, a destra Alfonso Possellini, che non mi ricordo perché capitò in questa escursione con i turbiditici, ma forse si ricorda meglio lui, ve lo dirà lui dopo, e in mezzo l'orso dei Carpazi, come veniva definito dagli amici, Stanislav Zulinski, grande esperto di flis, come poi si chiamava allora, dai turbiditi, e di impronte sedimentari, che sono tutte conservate a Cracovia, gli originali, e c'è anche la raccolta delle foto in un piccolo museo a lui dedicato, che io sono stato a vedere. Un altro personaggio, qui faccio, ne approfitto di questa immagine, di Giampaolo Pialli, foto non mia perché non gli avrei mai tagliato la testa. Lo cito perché era uno che all'inizio fece un po' il sedimentologo, poi diventò geologo strutturale. A differenza della maggior parte dei geologi strutturali, capiva la sedimentologia e facemmo anche un lavoro insieme. Un altro di questi personaggi che posso citare, non nelle foto, non è presente, ma è Mario Boccaletti, che ha sempre considerato la stratigrafia e la sedimentologia, la geologia del sedimentario, nelle sue sintesi paleogeografiche e paleostrutturali. Lo dico perché quando sorse il gruppo sedimentologia qualcuno si sentì urtato, ma questi sedimentologi che credono di essere allora geomorfologi, poi fecero il loro gruppo, i geologi strutturali, quelli che si chiamavano i veri geologi, si distinsero col nome di geologi strutturali. I sedimentologi li consideravano geologi di categoria B, o addirittura non geologi. I veri geologi siamo noi, soprattutto quelli della vecchia scuola. Queste sono cose che io ho patito sulla mia pelle, quindi è esperienza personale. Adesso magari saranno cambiati, ma sono tutte quelle meschine invidie di parrocchia che si creano sempre, che nel senso della terra, particolarmente divisive, sono state sempre molto, molto, molto presenti. Uno dei meriti del gruppo sedimentologia è stato quello di far convivere pochi geomorfologi, ma alcuni c'erano, sedimentologi di varie formazioni, di carbonati e di clastici, e i petrografi del sedimentario, i quali a loro volta erano considerati dai petrografi del duro, dell'eruttivo, del ligneo e del metamorfico, petrografi di seconda categoria o non petrografi. Quindi stavano bene insieme a noi, che eravamo un po'... volevano che ci sentissimo i paria della geologia, ma noi abbiamo pensato di crescere, di affermarci, per dimostrare semplicemente di essere dei geologi, non chissà chi. Siamo geologi anche noi. La geologia si sta specializzando anche troppo, almeno riconosciamoci in una qualche famiglia. Poi dopo andiamo a finire tutti i discorsi dei raggruppamenti disciplinari, dei concorsi, tutte quelle cose un po' più tristi. E un altro che cito qua, questo ha contribuito molto alla mia formazione, ma è stato uno dei principi della geologia italiana, Raimondo Selli. Non era un vero maestro, perché non ti insegnava tanto l'arte, almeno finché stavo all'università. Se avevi la fortuna di andare con lui in escursione, imparavi. Imparavi molto, imparavi soprattutto però estorcendogli le cose, perché Selli era un tipo molto riservato. Qui c'è Andrea Argnani, che l'ha conosciuto bene e può confermare quello che dico. Non aveva quell'empatia immediata, non comunicava con facilità, anzi con fatica. Però da lui alcuni fondamenti io li ho presi, anche quello molto, molto banale di imparare a scrivere. Io scrivevo, il mio primo lavoro era una fiumana, diceva: qui bisogna tagliarne i tre quarti. Ma guardi professore, che io sapevo scrivere in italiano, sono passato la maturità con il massimo dei voti. Quell'italiano lì nella scienza non serve a niente. Esagerava, perché un po' di forma anche in italiano
poteva servire, ma adesso poi è inutile dirlo perché si scrive obbligatoriamente in inglese. Mi insegnò veramente a scrivere. Era un uomo, era un grande, ma era un uomo solo. Era un uomo solo e spesso faceva tenerezza per questo. Così, non fumava moltissimo. Per me la sintesi di Selli è questa immagine qua, un uomo solo che guarda le rocce, queste sono Gesseraniti del Messignano, nella zona di Ancona. E anche questa immagine qua mi è molto cara. E adesso andiamo alla parte finale con alcune immagini dedicate al mio amico, a volte nemico, con cui ho spesso litigato. Quella, vedete, si riconosce sempre col bacino sporto in avanti, la postura del corpo rende riconoscibile, butti anche dalla foto in cui non si vedeva il volto coperto. Quella è Maria, a me non sembra Maria. No, il mio nipote. Tuo nipote, ecco. La signora Edda e la signora mia moglie, a cui... Le mando un bacio da qua perché si trova in ospedale. Ecco, è un Mutti giovane senza cappello, dall'aria sfrontata, un Mutti giovane in fase digestiva con cappello, 1974. Ah, quella immagine di prima, colori, era del 1971, ci trovavamo nella casa di campagna dei Mutti e stavamo finendo di scrivere il famoso lavoro dell'analisi delle facce del 1972. Fu partorito lì. E qui vediamo invece un Mutti adorante, l'idolo di Jerry Middleton. In realtà stava cercando di guardare da vicino una torbidite o emiperagite nella formazione di Ecio. Cioè Mutti è quello lì, chino. Qui invece fa la faccia già un po' incavolata, parlando con me, che succedeva spesso, che non era un rapporto idilliaco a tutte rose e fiori, ma insomma, però è stato cementato comunque dall'amicizia, con in primo piano una bottiglia di vino in un'osteria di campagna. E qui sembra il brigante Gasparone che attende con i suoi accoliti qualche viandante da borseggiare, questi occhialoni, la barba e quel sombrero lì che non so dove l'abbia cavato, non pare. Poi qua abbiamo... Ah, Hitler, qui un'altra foggia di cappello, 1985 all'Eirida. E qui 2012, qui assomiglia molto al Monsieur Hulot di Jacques Tati, non so, forse più anziani di voi sanno chi era, durante il congresso, un'escursione della Società Geologica in Calabria, Sonnino lo riconoscerà bene. E qui noi due vecchietti, ormai, fotografati da, non so se era Tinterri o da un tuo allievo, nella Marosa Renace, nel famoso affioramento. Tirli non è questo, sì, beh, insomma, quella strada lì, non è proprio il nome della località. Ormai abbiamo pochi capelli bianchi, e del resto anche gli allievi di Mutti ormai hanno i capelli grigi. E c'è Sonnino, che è l'ultimo alla destra, e sta mostrando particolari della geologia della Calabria ai suoi ex compagni di corso. Bene, tutto questo è semplicemente per, diciamo, i punti seri sono questi, è uno solo. Il tentativo di formare questo gruppo inizialmente non fu animato dalla ricerca a tutti i costi del contributo, del finanziamento, ma da una certa atmosfera umana, e due sottogruppi dei sedimenti clastici e dei sedimenti carbonatici poi si fusero. Ripeto, se qualcuno è interessato a questa storia lo posso fare in un altro momento, ma ho voluto ricordare alcuni dei personaggi che hanno contribuito a sviluppare, non solamente a formare il gruppo sedimentologi, ma a sviluppare la sedimentologia in Italia. Tra gli altri, Selli, ho dimenticato di dire prima,
fu quello che fu uno dei primi a istituire un corso di sedimentologia, benché non fondamentale, ma allora veniva definito complementare, cioè a scelta, stralciando dal suo mega corso di geologia la parte di geologia del sedimentario. Lo tenne per alcuni anni, io presi tutti gli appunti delle sue lezioni, poi nel 1970 me lo cedette. Io allora avevo vissuto di borse di studio, di incarichi temporanei, continuai ad essere incaricato esterno, come ci chiamavamo allora, e considerai un notevole, sì, non ero inserito nella carriera universitaria ancora, però consideravo un grosso privilegio quello di poter tenere un corso che era stato tenuto da Selli, e Selli è uno di quelli che ha contribuito, a me impressionò soprattutto perché mi insegnò a leggere gli slumping, le deformazioni dello slumping, che io prima pensavo fossero sempre e in ogni caso deformazioni tettoniche. E quindi ho pensato così di lasciare qualche testimonianza ai giovani che ci ascoltano, nel senso di trasmettere qualcosa, di fare in modo che si inseriscono in una tradizione che in un modo o nell'altro, in un'epoca che noi definiamo spesso in modo presuntuoso eroica, ha contribuito a fare nascere in Italia una disciplina che si è poi posta al passo con quella degli altri paesi generalmente più sviluppati di noi scientificamente. Vi ringrazio e vi dico un'ultima cosa. A parte le foto su cui metterei, non dico la censura, ma che può essere condizionata da un diritto alla privacy, tutte le foto sono disponibili, se volete potete richiederle a questo indirizzo. Grazie per l'attenzione.